Bene, siamo in diretta. Vedo che ci sono già persone collegate. Molto bene, buongiorno a tutti. Vedo che state scrivendo nella chat, molto bene. Quindi immagino per quanto riguarda gli aspetti tecnici, video e audio, sia tutto ok. Continuano ad arrivare i saluti. Buongiorno di nuovo a tutti, anche alle persone che si stanno collegando ora. Molto bene. Di nuovo, quindi, benvenuti a questo quarto appuntamento di questo ciclo di 5 incontri gratuiti e organizzati dal team di Utopia. Molto bene, grazie ancora, buongiorno a tutti voi di nuovo. E oggi è il quarto appuntamento e ci vedrà impegnati in una tematica abbastanza particolare che vuole entrare nell'ottica dell'innovazione digitale, nell'innovazione in campo privacy, nel nostro campo, quello della protezione dei dati personali. Proseguiamo con le presentazioni di rito e mi presento, sono Diego, lavoro all'interno del team di Utopia e mi occupo di supporto clienti. Utopia è un software che nasce all'interno di NSI, un'azienda di digital transformation di circa 120 dipendenti, che ha la sua sede a Castelmaggiore, in provincia di Bologna. Da tanti anni NSI si occupa di data protection, fornendo appunto servizi di consulenza attraverso una unit dedicata. E da qualche anno invece l'altra unit, quella dedicata allo sviluppo dei prodotti, ha investito tempo ed energie nello sviluppo di Utopia. Utopia è un software in cloud che supporta aziende, pubbliche amministrazioni, consulenti o chi offre servizi privacy per consentire di rispettare gli obblighi previsti dal regolamento europeo. Fra di voi sicuramente c'è qualcuno che già mi conosce oppure che conosce già la storia di Utopia o addirittura utilizza già Utopia, ma sicuramente molti di voi invece non è detto che lo conoscano. Andiamo avanti quindi con la nostra presentazione. Vorrei conoscere appunto qualche cosina in più di voi. Se vi va, potete utilizzare la colonna della chat per dirmi che cosa fate. E perché vi occupate di tematiche legate alla privacy, se siete aziende, referenti di azienda, piuttosto che addetti IT o addirittura consulenti, avvocati, piuttosto che DPO. Vi chiedo questo giusto per conoscervi, capire cosa vi ha portato a prendere parte a questo webinar e perché questo interesse. Quindi vedo che stanno arrivando qualche risposta. Paola ci dice che è una DPO. Magari fra di voi c'è qualcuno che magari non è detto che conosca la privacy. Benissimo, grazie delle risposte, gentilissimi, grazie per la vostra disponibilità. Consulenti, ecco, quindi la maggior parte di voi conosce molto bene i temi privacy. Come detto in altre precedenti puntate, l'obiettivo di questi webinar non è tanto di andare ad analizzare cosa dice il regolamento, cosa dice la normativa privacy, perché sono sicuro che conosciate molto bene quali sono gli aspetti del regolamento. Oggi infatti tratteremo una tematica relativa a degli obblighi previsti dal regolamento, ma in una chiave differente, come abbiamo fatto anche nelle precedenti puntate. Stanno arrivando altre risposte. Molto bene, tutti diciamo esperti di protezione dei dati personali, mi fa molto piacere. E, ovviamente questo ciclo di webinar, di 5 webinar, sta per concludersi. Oggi tratteremo questa parte di processi privacy digitalizzati e mercoledì prossimo tratteremo invece una tematica che vuole andare a esplorare l'ottica del consulente e degli strumenti che chi svolge la nostra professione può utilizzare per supportare la sua attività, ma allo stesso tempo,
condividere con voi alcuni aspetti riguardo all'approccio e il modo di collaborare con i propri clienti sulla materia della data protection. Quindi andremo a vedere come migliorare e rispettare quelli che sono appunto il modo in cui consulenti e clienti dialogano fra loro in termini di data protection. Questo ne approfitto sugli aspetti dei prossimi webinar per parlarvi e assicurarvi che non ci fermeremo qui, nel senso che il feedback che abbiamo ricevuto e anche l'esperienza che stiamo facendo di fronte a questo ciclo di webinar ci ha permesso e ci consente di poterli continuare, e siamo ben felici di condividere con voi questa notizia. Ne approfitto però per darvi, oltre a confermarvi che continueremo a fare webinar per svariati temi, vi anticipo un paio di temi che avevo anticipato già nel webinar scorso. In un prossimo parleremo sicuramente di valutazione del legittimo interesse e in successivi webinar anche di tematiche che hanno a che fare col tema dell'innovazione. NSI, essendo una azienda di innovazione digitale, ha molto a cuore anche l'innovazione in campo privacy. Ne approfitto però per segnalarvi, come ho fatto mercoledì scorso, per chi c'era sicuramente poi si è collegato anche nel pomeriggio, un altro ciclo di webinar che propone NSI in quanto azienda, e oggi pomeriggio i miei colleghi si occuperanno di presentare una soluzione che consente la gestione dello smart working. Quindi analizzeranno una piattaforma, ne mostreranno i benefici di questa piattaforma che si occupa appunto di supporto alla gestione dello smart working. Per comodità vi lascio il link all'interno della chat in modo che possiate direttamente registrarvi. Eccolo qui. Perfetto, come avete fatto per i webinar precedenti o per questo webinar, la procedura di registrazione è la stessa. Volevo però anche suggerirvi la possibilità di scrivermi direttamente anche su LinkedIn se avete suggerimenti su tematiche che vi piacerebbe che trattassimo all'interno di questi confronti tramite questa piattaforma sotto forma di webinar. Quindi ne approfitto, vi lascio anche il mio link, il mio contatto di LinkedIn, in modo che possiate prima di tutto chiedermi il collegamento e allo stesso tempo, se vi va, come hanno già fatto in tanti, scrivermi i vostri feedback e appunto tematiche che vi piacerebbe trattare, sia dal punto di vista della protezione dei dati in generale, come stiamo facendo ora, ma anche in maniera specifica su Utopia, perché durante il vostro utilizzo avete sentito il bisogno di trattare determinate tematiche con noi. Bene, andiamo avanti. Oggi tratteremo appunto di processi digitali. Ci concentreremo su due processi in particolare, che sono quello dell'autorizzazione al trattamento e della informativa. Quindi il sottotitolo lo capiamo già: dalla carta al digitale. Quindi cercare di dematerializzare e eliminare il cartaceo all'interno di alcuni dei processi privacy, due dei più importanti. Facciamo un piccolo recap che ha l'obiettivo anche di mettere in condizioni chi non ha seguito i webinar precedenti di capire di cosa abbiamo parlato. Nel primo webinar, che aveva il titolo Raggiungere la conformità, abbiamo parlato di alcuni processi fondamentali che un'azienda o un consulente deve avere la possibilità di svolgere per raggiungere la conformità al regolamento. Quindi da una prima parte una mappatura degli strumenti, dei fornitori, delle aree aziendali, delle persone, quindi un'organizzazione di questi dati, abbiamo visto quali sono le modalità per farlo e poi anche aspetti valutativi così come informativi. Ecco, nel secondo webinar quindi ci siamo occupati di aspetti valutativi
e abbiamo visto come valutare l'intero programma privacy dell'azienda attraverso una procedura che si basa appunto su domande e risposte e livelli di queste risposte, una valutazione del trattamento basata sul metodo ENISA che va a mettere in correlazione l'impatto sull'interessato e la probabilità di accadimento di una minaccia, e poi una valutazione più specifica basata sulla matrice di rischio 4x4 che va ad affrontare termini di gravità e probabilità del rischio con l'adozione di misure di sicurezza che mi abbassano questo rischio. Mercoledì scorso, invece abbiamo parlato del principio di accountability. Sono emerse parecchi spunti, vi ho coinvolto in chat per capire un po' cos'è per voi il principio di accountability, e sostanzialmente siamo arrivati ad una conclusione che ci permette di ragionare in termini corretti. Quindi abbiamo detto che non è accountability, non si tratta solo di avere la responsabilità, ma si tratta anche di dimostrare di avere fatto cose oppure di non avere fatte, il perché non le ho fatte e magari se un domani le farò. Quindi abbiamo visto come questo principio, che permea completamente tutti gli adempimenti, si può rivolgere al passato, al presente e anche a quello che probabilmente farò in futuro. E abbiamo visto che alla fine, tirando le somme, è un'opportunità per diventare grandi ed essere un passo avanti sempre. Questo diventare grandi è uno spunto che mi ha dato la mia ragazza, e parlando con lei del principio di accountability e spiegandogli la differenza rispetto a prima, rispetto a quando c'era lo stesso ma non era così compreso e ora c'è, e mi ha detto: ma quindi è come un po' come si fa con i bambini, che fino a che sono piccoli bisogna dirgli cosa devono fare e poi quando diventano grandi saranno loro a stabilire che cosa fare senza per forza dover dargli degli ordini e delle checklist come succedeva prima. Ecco, quindi sicuramente direi che il ragionamento è molto simile, quindi abbiamo l'occasione per diventare grandi all'interno, crescere e essere maturi all'interno del nostro settore, non solo noi, ma anche chi con noi collabora o ha a che fare da questo punto di vista. Quindi spero che sia una tirare le somme condiviso, e ovviamente non l'ho detto all'inizio, però la colonna delle domande potete utilizzarla già da subito, e alla fine di questo breve di questa breve presentazione avremmo modo di discutere assieme appunto delle domande che fate, quindi lasceremo alla fine del tempo per rispondere alle vostre domande. Sentitevi liberi di farle da subito senza problemi. Andiamo avanti ancora, e proprio dal tematica del essere sempre un passo avanti vogliamo spostarci su una tematica molto affine, che è quella dell'essere innovativi. E come abbiamo già detto, NSI come azienda ha l'obiettivo di innovare in tutti i campi in cui lavora, e quindi anche all'interno della tematica sulla protezione dei dati personali. E quindi essere innovativi in campo privacy, che cosa vuol dire? Bisogna innanzitutto distinguere che fare innovazione in campo privacy non è fare privacy nel campo dell'innovazione. Ovviamente sono concetti simili, ma già oggi noi come professionisti del mondo privacy stiamo facendo privacy all'interno del panorama dell'innovazione. Facciamo privacy e applichiamo i principi della normativa all'interno dei processi innovativi, e quindi andiamo ad occuparci anche di quei nuovi processi che emergono all'interno delle aziende. Ma fare invece innovazione all'interno della privacy probabilmente ha una differenza. Quindi le cose sono collegate, ma non è detto appunto che siano identiche. Quindi ci siamo interrogati noi come NSI che cosa voleva dire fare innovazione
all'interno della privacy. E la prima risposta è stata ovviamente lo sviluppo di un software. Quindi essere innovativi in campo privacy vuol dire, ad esempio, dotarsi di uno strumento che supporta gli adeguamenti. Uno strumento può essere anche Excel, uno strumento può essere anche Word, uno strumento può essere anche un software gestionale. Quindi, in base alla complessità degli aspetti privacy, diventa più importante, sempre più importante, avere strumenti centralizzati di governance di questa materia. Ovviamente, parlando di software privacy, si rischia di cadere nell'appellativo, nei classici dubbi che possono emergere. Ma avere un software privacy cosa significa? Fare dei documenti, quindi un programma che mi crea della documentazione. Avere un software privacy vuol dire non occuparsi di privacy perché c'è già il software che me lo propone. Ecco, tutti i dubbi che ovviamente vengono, ma quando parliamo ad esempio di cedolini paghe, parlando di software che elaborano cedolini paga, non ci verrebbe mai in mente di preoccuparsi che il software sostituisca il consulente del lavoro. Non ci verrebbe mai in mente di smettere di conoscere la normativa in termini di retribuzione perché c'è un software. Quindi l'approccio giusto quando si parla di software privacy è quello del supporto all'attività, non quello della sostituzione. E è una tematica che affronteremo nel prossimo webinar, quello del consulente che magari teme che un software privacy lo possa sostituire nella sua attività. Se un proprio cliente utilizza un software privacy, magari perdo il rapporto di consulente. Ecco, tutti aspetti che vanno analizzati per bene per capire cosa non va in questo tipo di ragionamento. Quindi, se vogliamo essere innovativi in campo privacy, avere strumenti che innovano il rapporto fra me e il mio cliente è sicuramente un passo importante. E, allo stesso tempo, quando parlo di un software privacy, mi rivolgo a un'innovazione del processo privacy e non necessariamente alla sola produzione di documentazione. Quindi andare oltre quello che ci viene richiesto dalla normativa è sicuramente un metodo che consente di essere innovativi in campo privacy. Non mi dovrò preoccupare solamente della produzione di documentazione, anche se è giusto ribadire che un software privacy, un software gestionale privacy, per sua natura darà la possibilità di scaricare documenti, ma fermarsi lì vuol dire smettere di fare innovazione. Parlando di queste due tematiche, ovviamente emerge anche l'aspetto dell'innovazione, quindi oggi ci concentreremo su queste due tematiche, che è quella, una, dell'autorizzazione al trattamento e quella dell'informazione al trattamento. E quindi che cosa può voler dire innovare l'autorizzazione al trattamento? Per chi era presente nello scorso webinar, è emersa una tematica sottile riguardo al concetto di autorizzato, e vi avevo promesso che ne avremmo parlato in un webinar dedicato, e ho pensato che, visto che oggi parliamo di autorizzazione al trattamento, credo sia il momento giusto per parlare di questa tematica e quindi capire insieme a voi che cosa vuol dire essere un autorizzato e di conseguenza come posso andare ad innovare l'autorizzazione al trattamento. Ecco, guardando bene che cosa potrebbe voler dire essere un autorizzato al trattamento e di conseguenza preoccuparmi di capire come innovare questo processo, una cosa su cui dobbiamo interrogarci all'inizio è capire chi andiamo ad autorizzare. In merito a questo vorrei proporvi nuovamente un sondaggio, perché è un aspetto
che chi era presente nel webinar precedente ha visto che è ancora abbastanza in dubbio, potremmo dire così. Però spero che con i ragionamenti che facciamo oggi assieme, sicuramente riusciamo a trarne una conclusione. Quindi, ancora, vi propongo una domanda molto simile a quella dell'altra volta. L'altra volta vi ho chiesto se per voi il designato e l'autorizzato erano persone differenti. Questa volta però voglio chiedervi una cosa diversa che però assomiglia molto. Ecco qua. E vi do anche qui due risposte, un sì e un no. E la domanda è appunto, il designato esiste? Vediamo se... cosa pensate di questa domanda che ci aiuta a portarci nel ragionamento corretto. Nel frattempo io mantengo la condivisione dello schermo, però esco dallo schermo, eccolo qua, attiva la condivisione, molto bene. Intanto che aspetto le vostre risposte. Ok, ora dovreste vedere comunque lo schermo. Perfetto, ok. Diciamo che questa volta ci sono meno dubbi in merito a questo. Molto bene, il designato esiste. Ok, molti stanno rispondendo sì, il designato esiste. Bene, l'85% ha risposto sì e il 14% ha risposto no. Quindi un primo feedback che ho ricevuto da voi, e vi ringrazio, ci va a dare una netta differenza rispetto alla volta scorsa, dove la metà avevate risposto che il designato e l'autorizzato erano la stessa persona, mentre la metà avevate risposto che designato e autorizzato non erano la stessa persona. Ponendo la domanda in questi termini, ecco che la differenza si vede. Molto bene, vorrei vedere con voi alcuni piccoli stralci che mi sono segnato, che sono da una parte cosa dice il garante in merito a questo, e il garante addirittura dice che appunto in materia di incaricati al trattamento le disposizioni del regolamento sono le disposizioni del codice privacy e in materia di incaricati al trattamento sono compatibili con la struttura e la filosofia del regolamento. Molto molto bene. Altrettanto dal GDPR, dove il GDPR non, come sapete meglio di me, non introduce nessuna figura specifica nell'incaricato e né il designato, ma parla di autorizzato al trattamento. Ed ecco perché iniziamo a capire come la domanda della volta scorsa posta in questi termini aveva generato alcuni dubbi, proprio perché in questo caso vediamo come all'interno del regolamento troviamo una figura più generica, che è quella dell'autorizzato al trattamento, mentre invece all'interno delle disposizioni legate alla normativa italiana, da una parte, quindi direttamente qua, il decreto 101, l'articolo 2.14, introduce questo concetto, quindi il concetto di espressamente designate, e all'interno del secondo, poi, chiamiamolo secondo comma, dà la possibilità di utilizzare le modalità più opportune per autorizzare al trattamento. Quindi in qualche modo sta richiamando quello di cui parla il regolamento. Abbiamo però, quindi torno a condividere la mia presentazione, quindi questo era solo per capire qual era il vostro parere in termini e analizzare con voi quali sono i tre punti in cui riesco ad andare a preoccuparmi di quello che stiamo trattando. Ecco, potremmo dire che prima si designavano gli incaricati e in questo momento
pur avendo abrogato questa parte di codice, il garante la ritiene compatibile, e allo stesso tempo troviamo nel nuovo decreto 101.2, all'articolo 2.14, la possibilità libera e di individuare le persone che sono autorizzate a trattare i dati, e dall'altra parte il concetto di espressa designazione. Ecco che, scusate, sono andato avanti per errore, e quindi il ragionamento che vi voglio portare è: ma come si fa a diventare un autorizzato? Qualcuno giustamente aveva suggerito la volta precedente, il webinar precedente, che ormai dobbiamo superare il concetto di etichetta, e quello che conta effettivamente è ciò che sto mostrando alla persona che dovrà trattare i dati, che sarà autorizzata a trattare i dati. E quindi potremmo dire che ci disinteressiamo delle etichette designato piuttosto che incaricato, ma prendiamo un'etichetta unica, generica, che sappiamo vada bene per tutti, che ci richiama comunque quello che è contenuto all'interno di questa etichetta. Quindi nell'etichetta di autorizzazione al trattamento sappiamo che è necessario formarli, sappiamo che è necessario istruirli, e sappiamo che è necessario una espressa designazione. Di conseguenza, che io vada a designare un designato, che io vada a designare un incaricato, che io vada a designare un autorizzato, quello che ci porta al ragionamento corretto è l'espressa designazione. Di conseguenza andrò a indicare, oltre a questo, eventuali mansioni, specifici compiti, quindi andrò a farcire la mia designazione. Chiamatelo, ne ho sentite di tutti i colori, autorizzato plus, super incaricato, ne ho sentiti veramente tanti. Ecco, io porto questa speranza a tutti voi che state partecipando, e superiamo l'etichetta e preoccupiamoci della sostanza. Non solo compliance vuol dire anche questo. Quindi spero che il ragionamento sia condiviso. Ovviamente, se avete dubbi, domande, il confronto è sempre utilissimo, ed è emerso, ed è la discussione del webinar precedente ne è la conferma. Ora vorrei invece parlare con voi di un'altra tematica, che è quella legata all'informazione al trattamento. Informare al trattamento, che cosa vuol dire? Sappiamo tutti, lo sapete meglio di me, che il titolare è soggetto all'obbligo informativo. Obbligo informativo che è nascosto un po' ovunque, se ci fate caso. Non guardo l'articolo 13, non guardo l'articolo 14, devo avere una visione generale sull'obbligo informativo. Sono molto affezionato all'obbligo informativo, e in futuro parleremo anche di non solo quindi di processo, ma anche di come innovare un'informativa e non innovare il processo di obbligo informativo, che sono due cose separate. Quindi il tema dell'innovazione, ad esempio, legato a tematiche di legal design, piuttosto che legate alle informative a icone, che sono sicuro a breve troveranno il loro spazio all'interno di questo settore. Mi piacerebbe conoscere la vostra in merito, ma avremo modo anche qui di parlare di innovazione dell'informativa. L'obbligo informativo, quindi, dicevamo, non guardo solo l'informativa, ma dovrò, prima di tutto, il riferimento è ovviamente l'articolo 12, ma informare significa dialogare con l'interessato, ma dialogare in tutti i punti in cui questo dialogo avviene. Non solo l'informativa, ma magari può essere una richiesta di diritto d'accesso, magari può essere una notifica di violazione. Quindi immagino condividiate con me che parlare di obbligo informativo non si riduce solo all'informativa. Oggi vi porterò comunque il tema dell'informativa, perché ovviamente è il punto da cui partire, ed è la prima cosa che viene in mente quando si parla di o informare l'interessato. Come lo faccio? Lo faccio attraverso un'informativa. Informativa che troviamo un po' ovunque. Informative che troviamo sui siti, informative che troviamo quando ci registriamo in qualche portale, social network, piuttosto che e-commerce. Informativa però che troviamo
all'interno delle aziende verso i nuovi assunti, all'interno di fiere verso potenziali contatti, informativa che troviamo un po' ovunque. Quindi potremmo dire che l'informativa cambia la sua forma sulla base di dove viene presentata. Ecco che quindi la domanda che ci siamo fatti è: ma come facciamo a innovare l'obbligo informativo? Partiamo dove l'obbligo informativo ancora non ha fatto nessuna innovazione, quindi partiamo da lì. Partiamo all'interno di un introduciamo innovazione all'interno di un processo dove l'innovazione non c'è, quindi dove l'innovazione, dove l'informativa viene consegnata in maniera ancora cartacea. Quindi sono sicuro, e per questo non ho preparato un sondaggio, ma sono sicuro che succede questo, che ancora ci sia una consegna cartacea dell'informativa, che dentro di voi nasce il dubbio: ma come farò? Quanto tempo ci metterò a gestire tutte le richieste di consenso, o meglio le preferenze espresse all'interno dell'informativa in tema di consenso? E la gestione cartacea cosa mi sta portando? Che poi dovrò trasportare questi dati all'interno di un gestionale? Cioè, sono sicuro che queste tematiche nella vostra attività, sia interna alle aziende che di consulenza esterna, emerge. E quindi un'altra tematica è: ma chi consegna l'informativa? Magari io come consulente la creo e poi la consegno al cliente, che avrà i suoi modi per consegnarla, magari l'ufficio risorse umane che presenta l'informativa ai nuovi dipendenti assunti, magari è il commerciale che va in fiera e gli avete fatto un foglio dedicato per raccogliere i consensi per poi ricontattare chi si è presentato allo stand. Ecco, tutti momenti in cui io posso fare innovazione, posso digitalizzare l'invio dell'informativa andando a eliminare completamente, da un lato, la gestione del cartaceo, dall'altro la necessità di trasportare questi dati in appositi CRM o altri, o addirittura fogli Excel compilabili. E quindi, una volta, diciamo, risolti questi dubbi, come posso innovare? Digitalizzo il processo, sicuramente emergono altri dubbi. Ma come facciamo a far firmare l'informativa? Oppure, ma l'informativa è necessario farla firmare? E addirittura ci sono casi in cui potrebbe venirmi in mente che per far firmare o per, comunque per consegnare l'informativa a una persona, qualcuno mi ha chiesto: ma devo fare implementare un processo di firma digitale a un mio dipendente? Quindi la tematica della firma nasce. E come possiamo ragionare nel metodo corretto sulla firma? Prima di tutto, è obbligatoria la firma? Cioè, quando io devo mettere la firma? La firma la metto quando all'interno di quello che sto firmando è prevista la necessità. C'è qualcosa che regola la trattativa, cioè vado a firmare qualcosa che ho deciso assieme alla controparte, e quindi è ovvio che perché sia valido quello che c'è scritto serve la firma. Ecco, e quindi facendo un passo indietro dico: ok, ma allora la firma in questo caso mi serve a dimostrare la presa visione, ed ecco che quindi per dimostrare la presa visione non è detto che mi serva far firmare l'informativa, ma attraverso strumenti digitali confermare una presa visione può essere fatto in un altro modo, e non per forza dover dotare un dipendente di una tavoletta grafometrica o un dispositivo di firma biometrica piuttosto che un dispositivo di firma digitale o SPID o altri metodi. E quindi un primo punto è: ok, allora visto che l'informativa devo dimostrarne che l'interessato ne ha preso visione, avrò altri metodi che mi consentono di dimostrare la presa visione dell'interessato. Possono essere ad esempio il log dell'indirizzo IP, la data e l'ora e la mail a cui è stato fatto
da cui è stata presa visione l'informativa, mandando l'informativa, il link all'informativa all'interno di una mail, ad esempio, sono già in un meccanismo di firma elettronica semplice perché la persona che la riceve è già loggata all'interno della mail. Ecco che vedete che quindi sottoscrizione autografa, tavolette grafometriche, dispositivi di firma digitale non sono così necessari. Ma poi la domanda che mi posso fare è: ma il consenso? Cioè, se gli mando, scarico l'informativa, ho l'informativa digitale, è un PDF, gliela mando via mail, ma poi il consenso come faccio a gestirlo? Tu mi hai parlato di informativa digitale, quindi mando un Word, mando un PDF alla persona e poi il consenso? E il consenso cartaceo lo vado a mettere su un Excel? Ok, allora anche qui gli strumenti tecnologici ci vengono in aiuto. Ricordo benissimo il feedback di un cliente di qualche tempo fa che suggeriva, dopo i complimenti fatti alla piattaforma, diceva: se metteste un sistema di consenso digitale, insomma, saremmo tutti più felici. Ecco, abbiamo preso la palla al balzo. In quel caso non faccio il nome, per motivi di privacy, appunto, di riservatezza, ma quella persona stava facendo innovazione all'interno di un processo privacy. Quella persona in quel momento ci segnalava un'innovazione nel processo privacy e noi l'abbiamo ascoltato. E quella persona aveva fatto un'indagine in tutta Europa, aveva trovato un unico sistema di right management, ma il costo era troppo elevato e ha suggerito di fare questa funzionalità. Quindi, parlando di consenso, sono sicuro che gli strumenti digitali mi aiutino anche a monitorare il consenso. Andando avanti ancora, mi posso interrogare su un diritto dell'interessato. Quindi fare accountability è anche questo, occuparsi dei diritti dell'interessato. E quindi quando parliamo di consenso, parliamo anche di revoca del consenso. E direi che l'ho lasciato per ultimo, ma non per questo è meno importante, preoccuparsi della revoca oggi è diventato molto importante. E non sto parlando dell'unsubscribe nella mail, ovviamente quello molto probabilmente siamo in un caso anche di diritto di opposizione al trattamento. Non sto parlando del diritto alla cancellazione del dato, ma sto parlando proprio del diritto di revoca, che se andiamo ad analizzare gli articoli che parlano dei diritti dell'interessato, non lo troviamo. E questa è una cosa molto strana. Ma dove lo troviamo? Lo troviamo all'interno dell'articolo 6 della base giuridica del consenso. È all'interno di un considerando dove ci dice e ci consiglia, ma non dovremmo non considerare il considerando, a parer mio, di permettere la revoca del consenso nello stesso modo in cui questo consenso è stato prestato e allo stesso tempo che la revoca fatta oggi non incida sui trattamenti svolti prima di questa revoca. Ecco che quindi, se parliamo di innovazione all'interno di un'informativa, parliamo di non, modalità di presa visione, parliamo di gestione del consenso, necessariamente parliamo anche di revoca di questo consenso. Ed ecco che, avendo strumenti tecnologici a supporto, sono in grado di fornire all'interessato la possibilità di revocare i consensi prestati, andando a rispettare il diritto di revoca così come richiesto dalla norma e proposto dal considerando. Potremmo dire quindi che solo l'innovazione all'interno dell'informativa mi consente di rispettare per filo e per segno ciò che mi viene chiesto dalla norma. Facendo innovazione, sono sempre un passo avanti, sto continuando il mio processo e mantenendo il principio di accountability e allo stesso tempo garantisco il diritto di revoca di un interessato che ora, attraverso un'informativa cartacea, diventa sicuramente più complesso esercitarlo. Quindi il classico chiama il DPO, manda la mail a privacy chiocciola, ecco che in questo caso riusciamo a fare un passo in avanti. Mi rendo conto che la tematica è dei diritti dell'interessato. Spesso non è un punto primario di cui se ne occupa all'interno delle aziende, però se sono
mi occupo di privacy, mi occupo di accountability, voglio mantenere il principio di accountability all'interno dell'azienda in cui sono o per chi lavoro, mi dovrò necessariamente occupare anche dei diritti previsti dall'interessato, anche se il cliente risponde, ma tanto non ce l'ha mai chiesto nessuno. E sicuramente sarà capitato. Ecco che quindi voglio portare una conclusione rispetto a quello che ci siamo detti in merito. Voglio concludere con due ragionamenti che sono da una parte la sensibilità ambientale, ragionamenti finali che vogliono trarre le fila rispetto a quello che ci siamo detti, che è già un modo per ragionare correttamente, e da una parte quindi la sensibilità ambientale e dall'altra, visto che siamo in tema di emergenza sanitaria, anche rispettare il metro di distanza. Quindi preoccuparsi, non sarà più necessario preoccuparsi di consegnare l'informativa cartacea, ma il processo digitale mi consente anche di avere una sensibilità sia ambientale che appunto di sicurezza sanitaria. Allora, vi ringrazio per l'attenzione, mi ha fatto molto piacere parlare con voi di queste tematiche legate all'innovazione, tematiche legate al processi di autorizzazione al trattamento di informative digitali. Come sempre, però, ho preparato per voi alcuni dati all'interno di Utopia, che è il software che utilizziamo, che utilizzano i nostri clienti, che sviluppiamo, che fa anche quello che ci siamo raccontati, quindi consente di inviare digitalmente e gestire il processo di autorizzazione al trattamento e di invio digitale e gestione dei consensi tramite un processo tecnologico vi farvi vedere brevemente come abbiamo strutturato questa parte all'interno di Utopia. Quindi per adesso esco dallo schermo intero, quindi condivido il mio schermo, è nuovo, è già condiviso, sono all'interno di Utopia e quindi sono all'interno della pagina di accesso. Per chi vuole rimanere e vedere di cosa si tratta, sicuramente qualcuno di voi che ci sta seguendo ha già avuto modo di provare questo processo, ed ecco che adesso lo vediamo brevemente, in maniera veloce, capire un po' di cosa si tratta. Ok, qua faccio un aggiorno alla pagina, direi che. Ci siamo quasi, molto bene, perfetto. Ecco che parlando di autorizzazione al trattamento, qua sono all'interno delle mie impostazioni, però vado a monitorare, autorizzo appunto i soggetti che operano all'interno della mia azienda, quindi tramite la sezione organizzazioni entro all'interno della mia organizzazione, mi sposto all'interno della struttura organizzativa e decido di mandare una richiesta di presa visione di autorizzazione al trattamento ad uno dei miei addetti alla selezione, che sarà coinvolto all'interno di alcuni trattamenti che svolti all'interno dell'ufficio risorse umane. Quindi, spostandosi nella sezione autorizzazioni, io ho a disposizione la possibilità di creare una nuova richiesta e mandargli una richiesta di presa visione dell'autorizzazione al trattamento, sia tramite un link, sia tramite mail. Quindi nel primo caso sarò io a decidere come mandare questo link alla persona autorizzata. Nel secondo caso mi basterà cliccare e automaticamente il motore di Utopia andrà a inviare una mail contenente l'autorizzazione al trattamento, eventuali istruzioni o procedure in cui questa persona è coinvolta, per farla diventare un vero e proprio autorizzato a trattare i dati. Ecco che quindi ho creato già una nuova richiesta. La richiesta è stata fatta alle 9:39, quindi poco prima della nostra presentazione, e ho quindi a disposizione un link, ovviamente il link che ha ricevuto l'autorizzato. Quindi io per adesso mi immedesimo in un autorizzato che sta ricevendo il link di autorizzazione
al trattamento, di richiesta di presa visione dell'autorizzazione al trattamento. Quindi io sono oggi non sono più quello che sta seguendo il web, quello che sta facendo il webinar, non sono più neanche il titolare che sta, o meglio l'ufficio risorse umane che magari sta consegnando l'informativa a un nuovo addetto alla selezione, ma sono l'addetto alla selezione che deve prendere visione, cioè non l'informativa, scusate, l'autorizzazione, che deve prendere visione dell'autorizzazione al trattamento. Quindi avrò la mia pagina di riferimento e tramite questa pagina sarò in grado di scaricare la mia documentazione legata all'autorizzazione al trattamento. Qua ovviamente per questioni di scusate, sto mettendo a proposito di data protection il mio codice fiscale, però insomma era giusto per farci un invio. Perfetto, quindi in questo caso l'autorizzato inserisce il proprio codice fiscale in modo che di aggiungere un livello di protezione alla documentazione inviata e dopo averla scaricata abilita, conferma la presa visione. Di conseguenza all'interno di Utopia, entrando all'interno della persona, nella sezione autorizzazioni avrò la conferma di presa visione con eventuali dati che supportano il processo, quindi la data, l'ora e l'indirizzo IP dai quali è stata effettuata la presa visione. Ecco, abbiamo parlato non solo di autorizzazione al trattamento, ma anche di informativa, invio dell'autorizzazione, invio delle informative e gestione dei consensi. Mi sposto quindi nella sezione dedicata alle informative, entro all'interno del mio registro delle informative che conterrà tutte le informative effettuate per le varie categorie di interessati e entro ad esempio nell'informativa per i candidati. Ecco, candidati che quindi avranno dei trattamenti coinvolti per alcune di queste finalità previste da questi trattamenti sarà necessario il consenso, mentre per alcune no. Quindi, nonostante la possibilità, dicevamo, di scaricarla in modalità ed eventualmente esportarla in modalità cartacea e stamparla, abbiamo inserito la richiesta di presa visione e gestione del consenso in maniera digitale. Ecco che di nuovo ho simulato una richiesta, anche qui è presente la stessa possibilità di inviarla tramite link o tramite mail. Ancora questo interessato non ha preso visione dell'informativa o non ha gestito i propri consensi ed ecco che quindi anche qui mi sono già preparato il link, la richiesta è ancora in attesa e quindi diventa di nuovo, mi simulo un interessato, quindi non più un autorizzato che sta ricevendo l'informativa, metto il link e ho non più quindi un'autorizzazione al trattamento, ma un'informativa al trattamento di dati personali. All'interno di questo trattamento sono presenti delle finalità che richiedono il consenso. Io nego il consenso alla comunicazione e do l'ok al consenso all'invio di proposte di lavoro e, o meglio, prima di fare questo ovviamente è necessario andare a vedere l'informativa e una volta scaricata l'informativa andrò ad inviarne la presa visione. Ecco, quindi l'interessato che gestisce le proprie richieste, le proprie preferenze in base al consenso, scarica la sua informativa e invia la presa visione. Automaticamente all'interno della informativa di Utopia, alla sezione visioni e consensi, la richiesta è stata effettuata e quindi ha avuto buon fine e ne consente il monitoraggio appunto della presa visione. Anche qui avrò a disposizione il dato dell'indirizzo IP, la data e l'ora e la mail a cui è stata fatta è stata effettuata la presa visione dell'informativa. Ok, ve l'ho fatto vedere brevemente, ovviamente siete invitati a procedere con fare alcune prove in merito
in merito a questo. La funzionalità è stata da poco sviluppata e quindi siamo ancora in una fase di beta, come potete aver visto dall'applicativo, però ovviamente la fase di beta prevede anche che ascoltiamo tantissimo, come facciamo sempre, non solo in fase di beta, tutti i feedback che ci state dando e che ci daranno gli utilizzatori di questo processo. Quindi l'invito è a fare le vostre prove, quindi utilizzare questo nuovo processo di invio, tenendo presente che quello rispetto a quello che abbiamo detto prima, questo processo potrà essere svolto, ma ne parleremo nel webinar precedente, anche direttamente dal cliente. Quindi abbiamo detto prima che non è il consulente ad autorizzare i dipendenti, non è il consulente a consegnare le informative, ma magari sono altri soggetti. Ecco, la gestione multiutenza ovviamente ci permetterà di sfruttare questa potenzialità non solo da parte dell'utente che sta amministrando il dominio. Quindi piccola precisazione finale, ma ne tratteremo sicuramente meglio mercoledì prossimo. Io vi ringrazio nuovamente per l'attenzione, abbiamo lasciato quindi gli ultimi minuti per alcune domande, nel frattempo appunto siete invitati a farne, se non le avete già fatte, quindi domande, eccole qua, ultimi minuti dedicati alle domande. Grazie mille a voi che avete partecipato, sono molto contento di vedervi connessi fino all'ultimo, vuol dire che non vi ho annoiato, ma vi ho dato qualche spunto su cui ragionare, come stiamo facendo in questi webinar. E guardo solo se sono presenti domande, altrimenti non sono state fatte domande, vedo specifiche sulle modalità di invio, magari i dubbi vi verranno nell'utilizzare il processo. E Donatella però chiede se sarà disponibile la registrazione del webinar. Rispondo ad Antonella e dico ovviamente sì, la registrazione del webinar, come tutte le altre, sarà disponibile appena finito il webinar, e in più all'interno del sito di Utopia, nello specifico nell'articolo del blog dedicato ai webinar, stiamo inserendo via via che vengono fatti tutti i link ai webinar precedenti. Quindi vi lascio per comodità il link in chat, dove vedere i webinar precedenti e iscriversi anche al webinar di mercoledì prossimo. La tematica sarà appunto legata alla consulenza, al rapporto di consulenza verso il proprio cliente, ma ovviamente anche se fate parte di un'azienda sarà un'occasione comunque per capire quali sono le strumentazioni per accrescere il livello di consapevolezza non solo fra di noi che ci occupiamo in prima persona di privacy, ma anche a tutta la realtà aziendale. Come abbiamo visto, il coinvolgimento delle persone all'interno dell'azienda è sicuramente un aspetto che va considerato per portare la privacy alla portata di tutti, come richiesto dal regolamento. Vedo che mi state ringraziando, grazie ancora. Vincenzo chiede se saranno disponibili le slide del webinar. Grazie Vincenzo per la domanda, stiamo valutando qual è il metodo migliore per mandarle, e immagino che verranno inserite all'interno di un articolo dedicato del blog, sono quasi sicuro, perché come avete visto anche per il webinar abbiamo fatto così. Allo stesso tempo però, se qualcuno è interessato a slide specifiche può scrivermi, trovate nella chat il mio contatto di LinkedIn, qualcuno l'ha già fatto, mi ha già scritto. Come avete visto, le slide non le voglio farcire di concetti giuridici, proprio perché questi concetti li troviamo un po' ovunque, ma sono solo spunti che aiutano nel percorso di ragionamento che stiamo facendo assieme. Guardo se si è persa qualche altra domanda. Aldo scrive in merito al designato, dice che possiamo chiamarlo come vogliamo, tanto quando le ispezioni, il garante vuole vedere le istruzioni scritte, ed ha evidenziato la parola scritte. Ovviamente condividiamo tutti il suggerimento di Aldo ed va in direzione di quello che ci siamo detti, cioè dimentichiamoci dell'etichetta ma preoccupiamoci della sostanza. Poi questa sostanza mi consentirà di chiamarti, di autorizzarti a trattare questi dati, ma chi verrà a controllare
vorrà vedere che in qualche modo li ho istruiti, li ho formati quali sono gli ambiti in cui gli ho consentito di effettuare i trattamenti e quali sono i trattamenti effettuati. Quindi molto bene, sono felice che il ragionamento fatto all'inizio sia in linea con quello che è emerso anche all'interno della chat. Bene, vedo che non ci sono tante altre domande, quindi questa volta finiamo 5 minuti prima. Io vi ringrazio nuovamente, per me è sempre bello condividere con voi un'ora al mercoledì mattina e come vi ho detto avremo occasione di risentirci, quindi seguite il nostro sito, seguite la nostra pagina e allo stesso tempo andate a provare, iscrivetevi ad Utopia, sfruttate i 14 giorni di prova gratuita e utilizzate questo nuovo processo di consegna delle autorizzazioni e delle informative in modalità digitale, e sia per le tematiche dei webinar sia per tutti i feedback su Utopia scrivetemi senza problemi. Vedo che stanno arrivando qualcosina nella chat, immagino siano i saluti. Grazie mille a voi di nuovo, vi mando un saluto, vi auguro buona giornata, ci vediamo mercoledì prossimo, e per chi è interessato alla tematica dello smart working, cosa molto attuale, seguitevi al webinar, iscrivetevi al webinar di oggi pomeriggio che sarà alle 17 tenuto dai miei colleghi. Noi come NSI stiamo lavorando tantissimo in smart working e quindi vi presenteranno una soluzione che consente alle aziende, e quindi voi come consulenti potete anche proporla, gestione semplificata della tematica dello smart working. Paola chiede dov'è il link, immagino si riferisca al link per l'iscrizione al webinar di oggi pomeriggio, quindi per chi si è registrato, o meglio sì, che è connesso più tardi, vi rilascio il link. La piattaforma si chiama Awingu, è una soluzione per lo smart working, verrà presentata dai miei colleghi che si occupano appunto di queste tematiche oggi pomeriggio alle 17, quindi siete tutti invitati. Io vi ringrazio ancora, un caloroso augurio di buona giornata, buon accountability a tutti e buona innovazione sulle tematiche privacy. Grazie ancora e ci vediamo mercoledì. Ciao!